Oggi proveremo ben 10 gadget stranissimi di TikTok, partendo dal portafoglio che prende fuoco. Cioè, quindi potremmo letteralmente esplodere in questa casa, no, è diverso. Fuoco. Spiegatemi l'utilità. Uno c'ha le banconote all'interno del portafoglio, prende fuoco. Immaginati un ladro che te lo ruba e quando lo apre prende fuoco. Sarebbe figo, ragazzi. Questa è l'utilità, ma raga, mentre io provo questo gadget, voi due dovreste provarne altri. Ok, io ne ho già mente uno. No, lo prendo io. Signori, il mio gadget è il Water Rocket e vi assicuro che almeno a parere mio questo è il top del top. Questo oggetto di TikTok invece dovrebbe caricare i telefoni solo con la luce del sole, praticamente è un power bank. E adesso io se lo metto qua e acciuffo il mio caricabatterie, lo inserisco qui e vado a caricare il mio iPhone, non si dovrebbe caricare perché appunto è all'ombra. Proviamo e infatti non si carica, zero. Però adesso ragazzi dovrebbe funzionare con l'aiuto del nostro amico sole. Io lo lascio qui ragazzi, che è proprio palesemente di fronte alla luce del sole, e basta, è finita letteralmente. Torniamo stasera raga e vediamo se effettivamente funzionerà. E raga, mentre gli altri provano il loro gadget, è il momento di testare questo portafoglio. Allora qua ci abbiamo anche le istruzioni. Ho paura perché ho notato che c'è della benzina. Intanto è un gran bel portafoglio. Ok, qua dovrebbe prendere fuoco. E qua mi dice di metterci sopra qualcosa che non c'è però, raga. Ma raga, ma me l'hanno venduto senza l'alcol etilico. Allora ragazzi, mi hanno portato l'infiammabile. Non so perché mi hanno portato pure l'estintore. Hanno paura che io faccia andare a fuoco tutto, vero? Facciamo il test. Ok, non ne vorrei mettere troppo prima che prenda veramente tutto fuoco, ma... c'ho paura, te lo giuro che c'ho paura. 3, 2, 1... non va? Dai. Non parte, ragazzi, no. Primo gadget, primo scam, no. Ah, facciamo prima un test. Con l'accendino prende fuoco? Ok, vedi, cioè, con l'accendino comunque prende fuoco, eh. Ah! Ragazzi, prende fuoco, io non so, però se così ha preso fuoco! Ha preso fuoco, oddio! Oddio, prende fuoco, c'è la fiamma, bellissimo! E poi per chiuderlo dovrebbe bastare fare così. Raga, funziona sto gadget, vediamo se riusciamo a rifarlo. Oddio, è bellissimo. Oh, io vi devo dire, questo gadget qua non mi ricordo neanche quanto l'abbiamo pagato. In caso comunque l'ha pagato Ferro, quindi a noi va sempre bene questa cosa. Mi sembra però che sia un bel gadget. Io ti do un bel 4 stelle. Però sono curioso di vedere anche gli altri che stelle hanno dato al loro gadget. Come funziona? In teoria dalle istruzioni che ci sono qua e non all'interno, è un razzo che tramite una propulsione supersonica dell'acqua vola nei cieli blu e più profondi. Allora andiamo ad aprirlo. Ragazzi, io ho già sbirciato, guardate che era già aperto lo scotch, raga, scusatemi, ma ero molto curioso. Comunque non c'è letteralmente nulla al suo interno, ragazzi. Tre pezzi e attenzione, degli sticker. Io pensavo fossero le istruzioni all'inizio, invece sono quelle fuori sulla scatola. Vediamo di attaccarci una bella etichetta qua di warning, signori. E addirittura l'altro nostro amico Gino, il cagnolino, signori, che lo porteremo nei cieli tramite l'acqua, signori. Guardalo qua che bello, Gino, la nuova mascotte del canale. E ora attacchiamolo a una canna d'acqua e proviamolo. Allora ragazzi, fai un attimo vedere quanto ho già bagnato. Raga, ancora non è partito il tutto, l'ho già bagnato dappertutto perché raga, sto coso non funziona, non entra. Ok, fermi, ce l'abbiamo fatta forse. Oh mio Dio, signori, dopo veramente mezz'ora che ci provavo, fatemi chiudere sto coso. E abbiamo fatto il primo e unico passaggio che c'è per far volare sto coso, ragazzi. Cioè dopo bisogna letteralmente aprire l'acqua e funziona da solo. Attacchiamo il jet super spaziale, che questo dovrebbe essere tipo un compressore d'acqua. Gino, mua, è l'ora di darti un bacino e si parte col primo dei tre voli che faremo oggi. 3, 2, 1 e via. Oh mio Dio, fermi. Signori, ma sbaglio, è andato alto tipo fino a qua, ragazzi. Oh mio Dio, è stato letteralmente assurdo. Ok, allora riproviamoci perché l'obiettivo è farlo volare sul tetto, che sono tipo, presumo, 3 metri, forse anche qualcosa di più. Intanto c'è un vento assurdo, cioè lancio numero 2. Ok, signori, ce l'abbiamo. Oh mio Dio, signori, fermi. Ragazzi, è letteralmente arrivato qua, guardate. Saltando non so se l'avrei potuto toccare. Raga, ma vi posso dire la mia? Scrivete ovviamente voi nei commenti quale sarà il gadget più bello, anche perché voglio andare a vedere il portafoglio e il caricatore di telefoni con i pannelli solari, se non mi sbaglio. Comunque, ultimo test, raga, questo è da 5 stelle, ve lo assicuro. Ora voglio provare tipo a tirargli un pugno nel mentre che vola, sarebbe assurdo. Attenzione. No! No, l'ho missato per pochissimo, raga. Oh mio Dio, fammi chiudere l'acqua. Ok, allora, concludiamo dicendo che questo è un bel 5 stelle 6, gliene darei, raga, è fighissimo. Devo riprovarci, devo tirargli un pugno nel mentre che vola in aria, per forza. Ah! No, mi voglio, aiuto. Raga, si sono staccati completamente due pezzi che dovremmo andare a ritrovare. Comunque, raga, posso dire la mia? 5 stelle, Lori, cosa ne pensi? Fighissimo. Questo è veramente figo. Raga, andiamo a vedere i gadget degli altri. Allora, raga, abbiamo provato il nostro bellissimo portafoglio che prende fuoco. Abbiamo provato il power bank. Hai provato il rocket water, signori, fighissimo. Tu ti sei offerto, raga, perché vedete che questo gadget qua, raga, è da usare in due. Uno deve usarlo, l'altro deve subirlo, tra virgolette. È un massaggiatore, teoricamente. Ok, subirlo. Allora, sono i cupping, quelli cinesi, quelli che in
teoria tolgono l'aria e ti fanno... Power, tu e il tuo power bank, non volete venire a provare questo incredibile gadget? Ormai mi dispiace. Io direi che iniziamo a toglierci la maglietta e stenderci sul tavolo. Ragazzi, inizio a aver paura, sembra veramente tipo un momento molto, molto ansioso. Ragazzi, vai. Io ho paura. Freddo. Allora, ragazzi, questo qui è il gadget. Non ho idea di come si utilizzi, non ho idea di nulla. Cos'è quella cosa? Aspetta, allora, istruzioni. Ferro, posso leggere le istruzioni? Vai, ti conviene perché non voglio. Small caliber. No, no, raga. Non ho fatto niente. Pure ho fatto male, però. Ma stai fermo. Allora, aspetta, Lori. Vieni qua. Allora, vieni qua. Stai giù. Va bene. Oh, occhio. Ah, ha fatto male. Raga, l'hai visto? Guardate la pelle, raga. Guardate la pelle. Però com'è? Sto soffrendo molto in silenzio, aiuto. 3, 2, 1. Allora, posso essere onesto? Guarda quanto è rosso. Raga, letteralmente non sto scherzando, sembra che tipo ti mangi la pelle, non sto scherzando, va. Lori, vuoi provare? No, dai, no, la proviamo, Lori, la proviamo, Lori, vieni qua. No, oggi io sono il tuo massaggiatore. Scegli un punto, dai. Come... Ah, tirati sulla pelle. Tu dimmi quando fa troppo male da dover togliere, ok? Ok. Fidati che lo senti, eh. Paghiamo abbastanza, secondo me, Lori, eh. C'è un problema. Tira? Mangia la pelle. Tolgo? Togli. Comunque, quante stelle? 3 almeno ha funzionato, nel 3 stelle, no, comunque funziona, e in teoria se te lo fai fare da una cinese funziona molto meglio. Il prossimo gadget, ragazzi, sarebbe questo qui, che è uno scroll remote. Prendete quando non avete voglia di usare il vostro ditino per scorrere su e giù dagli shorts di YouTube o dalle live di TikTok, ecco, potete utilizzare questo. Adesso il punto, voglio un attimo capire come si utilizza. Ah, è proprio Bluetooth, guardate, è proprio il tastino qui. E adesso io sono già su TikTok e devo andare semplicemente ad attivarlo. Oh, che storia, già connesso. Adesso io, vedete, sono su TikTok. Dovrei cliccare così. No, forse si clicca così. Oddio, forse così. No, zero. Come? Oh, guardate. Ok, ho cliccato qui. Non ho fatto nulla. Ok, sì, sta facendo questo. Ma io, ragazzi, voglio andare su e giù. Vai. Ragazzi, come funziona? Non funziona sto roba, inutile. Magari tengo premuto. Niente, alza il volume. Ragazzi, a questo prodotto, a meno che io proprio non abbia sbagliato, ma non credo perché c'era una cosa da fare, voto una stella. Faceva proprio schifo. Allora, raga, il prossimo gadget di TikTok potrebbe essere la cosa più utile. È lo Shushine. Abbiamo qua un telefono di una persona sconosciuta. L'abbiamo trovato per strada. Non è assolutamente il mio. Bravo che si è sacrificato per noi. Droppate like e iscrivetevi al canale solo perché per a 5000 like, raga, compro l'iPhone 15 Pro Max. Accetto. Accetta. Droppa anche con i tuoi soldi. Allora, stavolta non usiamo carta. Cosa fa questo gadget, Ferro? In teoria questo gadget qua makes your screen shine. Quindi io farei un test prima senza nulla e poi con queste. Vai, andiamo. Andate, ditemi voi nei commenti che stelle dareste a un prodotto del genere. Io, se funziona al 100% con salse e pan di stelle, chi più ne ha più ne metta, raga, sono 5 stelle. Cioè poche balle. Veramente tanta roba. Effettivamente, raga, comunque noi abbiamo veramente un problema nell'aprire i pacchi, secondo me. Tu principalmente hai Power. Fatto. Quando metti Power in mezzo subito riesco. Quando mi paragoni a lui, ma no. Davvero, non voglio riuscire. Allora, ragazzi, la condizione dello schermo adesso è questa. Allora, prendiamo questo qua che è quello più piccolino. Facciamo uno e due. Ok. Ah, ma è tipo quello di come si chiama? Esatto. Abbiamo poi la stoffetta che ti danno loro e in teoria dovrebbe farti specchiare addirittura nello specchio. Ma sai che? Ragazzi, è bello pulito, okay, eh. Proprio adesso inizieremo con un qualcosa di molto più pesante. Allora, c'è la salsa burger. E anche altre cose. Qui sopra. Ah, sì, che bello, eh. Molto bello. Allora, noi prima dobbiamo rimuovere il grosso con questo. Faccio così. Cioè, vedi quanto è rimasto unto. Confermo, ma mettici anche un po' su. Un po' di ketchup. Un po' di ketchup, ma soprattutto un po' di pan di stelle. Come abbiamo detto prima, noi con questo prima rimuoviamo il grosso. Ora, il mio telefono fa abbastanza cacare. Diciamo che potrebbe essere inserito in un hamburger. Esatto. Se io però, teoricamente, con questo gadget dovessi riuscire a pulirlo, sarebbe una hit. Ne spariamo su tanto. Prendiamo la stoffa. Che da purtroppo dopo questo lavaggio non potremo più utilizzare, presumo. Esatto. Ma aspetta, perché qua. Oh, raga, ha funzionato. C'è, ragazzi, è più pulito di prima. Liscissimo. Ma comunque, possiamo usarti una roba. 5 stelle. Comunque, no, 5 ricordati stelle. Ricordati che un pulitore di telefoni non è che serve, sì, la magia. Non costa tantissimo. Costa 15 euro. 4. Per me 4 e mezzo. 4. Ragazzi, 4 stelle per questo gadget. Intanto mi chiedo una cosa. Ma il power bank che ha provato Paul all'inizio si sarà caricato oppure no? Vediamo un po' se Paul l'ha scoperto. Ma rispondendo a Refe a Ferro, eccolo qua, ragazzi, il nostro amicone powerbank che dovrebbe andare. Oh, non so se si vede, ma qua ha già due lucine accese.
accese. Questa cosa mi fa ben sperare a questo punto. Metto il mio USB-C e prendo il mio bellissimo iPhone. Ti prego, dimmi che si carica. Tanto ragazzi, guardate anche qua in alto. Attenzione, vediamo se funzionerà. Aspetta, forse non l'ho acceso. No ragazzi, c'è un gran problema. Se non funziona neanche questo, vuol dire che veramente c'è un problema di fondo. Lo sto tenendo premuto. Ti prego, dai un segno di vita, dai un qualcosa. Non lo so, cioè Lori, dimmi che ho sbagliato qualcosa io, se no non... Allora ragazzi, c'è un gran problema. Questo qua c'ha le luci accese ma non funziona. Ma attenzione, perché questo video fatto direttamente da uno che l'ha preso dice che c'è una torcia che funziona. E se funziona la torcia vuol dire che in sé sta caricando. No ragazzi, non sta neanche caricando. No. Facciamo una cosa, o gli do una stella anche questo come voto, o adesso vado su e provo a sistemare questa cosa. Allora signori, abbiamo fatto i nostri primi, mi sembra, 6 gadget. Esatto. Ma ora, pompelmo, vorrei sottolineare una cosa. Questo qui sarebbe un watermelon cutter, che quindi dovrebbe far tagliare l'anguria. Siamo fuori stagione, abbiamo un pompelmo. Allora, perché ne dovresti fare così? Potrei... dovrebbe uscire la fetta già pronta. Esatto, io presumo che funziona davvero. Ok. Secondo me funziona. Beh, taglia, Oh, aspetta. Attenzione, perché? Aspetta. No ragazzi, io non ce la faccio, è troppo duro. Esatto, anche io pensavo così. No ma raga, non funziona così. È proprio un coltello. Zero funzionare sta cosa. Vecchio, ma con il coltello ci metti la metà del tempo. Cioè voglio dire, c'è un problema di fondo. Ma dovrebbe uscire in teoria la fetta. Cioè ora tu così dovresti... Esatto, se fai così dovrebbe uscire proprio la fetta intera. Non funziona. Ok, nulla ragazzi, non funziona. Non è che possiamo farci tanto. Raga, cioè può prendere anche te. Tanto non ho capito. Un mio adesso esplode, ecco, un po'. Io mi preparo. No ma no, non si sa mai con po' che cosa può succedere. Oh! Attenzione! Nulla! La buccia! Vabbè, ragazzi, se vi piace la buccia di un pompelmo potete comprarlo. Una stella, anche perché comunque, raga come fai a tagliare l'angura? Cioè, se la possibilità che lo provassimo l'estate prossima, non ci sarà più la possibilità. Ma è tutto storto. Questo invece, ragazzi, sarebbe un garlic crusher, nel senso che il vostro aglio, ragazzi, cucinare, schiaccia, insomma, schiaccia. Avete presente l'aglio a dadini, a cubettini? Questo lo fa automatico, ok? Ok, vai, apri veloce, vai. Detto proprio così. Attenzione! Oddio. Ragazzi, ma sarebbe per pulire il computer, cioè. Ma che cos'è? We have a problem. Oh, guarda che è un tirapugni, cioè, ragazzi, vi potete difendere con questo. Proviamo effettivamente se funziona. Ragazzi, mi sto una roba, però aspetta. I gadget li ha comprati tutti Powa. Potrebbero esplodere da un momento all'altro. 2, 1, ancora. No, aspetta. Guarda qua, più o meno un pochino sì, ma vede. Guarda, ora toglili, cioè come fai a toglierli? Ecco cosa serve lo spruzzino qua. Lo spruzzino. Oh, ah no, che carino. Ragazzi, non mi piace l'odore dell'aglio, non comprate sta cosa che c'è un odore. Sì, quello sì, ragazzi, cioè, sono pochissime, 3 minuti sul bocca. Lo fai per 5000 like. Raga, però 5000 like veloce, è questa robina. Questo! Che questo? Ma che sono? Questo! Sei uomo? Ma schiaccia che sennò Mordi come la like adesso sotto. E adesso vi picchio. Non parlare più. Ragazzi, per favore, fatemi levare i denti, vi prego. Consiglio di mettere un microfono per Powa a sinistra, perché se parla verso di me, ragazzi, non ce la faccio. Signori, il prossimo gadget incredibile, assurdo, scelto da questo essere vivente che ha spaccato tutto. Non so se l'hai visto. Ha spaccato letteralmente. Abbiamo messo 6 ore a iniziare a registrare. In ogni caso, è uno shaker. Shakerando dovrebbe amalgamare benissimo le robe. In teoria col ghiaccio dovrebbe riuscire addirittura a spaccarlo. Abbiamo, ragazzi, caffè, polvere di Nesquik e latte. Io direi che partiamo con latte. C'è pure la quantità, ottimo. Raga, aspettate, perfetto. L'ingrediente segreto, lo mettiamo un po' di aglio. Dopo, allontanalo veramente. Nesquik. Tutto il Nesquik. Raga, se fate palestra potrebbe essere il vostro gadget per fare i vostri shake. Lo shaker. Se non fate palestra non vi serve assolutamente. Attenzione, curiosità, quanto abbiamo pagato, perché sennò 15 euro? No, 30. Sì. Io 30 euro. Fate palestra e basta, fidatevi di non usate questo. È veramente fatto male a livello di quantità. Basta. Se riesce a farsi a mescolare tutto per davvero. Ora, in 3, 2, 1. Non esce? Io sono la tecnica. Vai, lui ha studiato, ragazzi, barista man. Adesso si scoperchia. Oh, ma sai che secondo me ha milkshakerato bene? Sto facendo questo. Che re, che fenomeno. Chi è che fa l'assaggio? Oh, raga, fa cagare. Fa cagare di caffè. No, io lo assaggio. Allora, guardiamo la consistenza, signori. Oh, non c'è neanche un chicco di caffè. È assurda sta cosa, letteralmente. È amoroso. 3, 2, 1. No,
Scherzo, raga. No, no, non sta scherzando, è buonissimo. Ragazzi, io non ho questo, è clamoroso. Io non ho il coraggio di provarlo. È clamoroso, non lo tocchi. Ora hai toccato. Ah, sì, anche una bella recatina. Dai, vai, recatina. No, raga, mi fa proprio schifo. Scusatemi, il caffè non. No, dai, invece è proprio. Però ci sta, è venuto bene. Voto questo gadget. Cinque, raga. È un gran bello shake. Ha mescolato pure i chicchi di caffè. Cioè, capisci, latte e Nesquik è un conto. Chicchi di caffè era abbastanza difficile. Di caffè. Allora ragazzi, noi partiamo subito col prossimo gadget, che è anche l'ultimo ed è un gadget strano. Cioè, allora, su TikTok ho visto questo sapone in carta. Come cosa? Questo qua potrebbe essere una hit come sapone da portare in giro per i viaggi. Aspetta, cioè, ma ci puoi anche scrivere sopra? Beh, effettivamente è carta, la carta ci puoi scrivere sopra. No, sono fogliette di sapone, raga. Che carino. Allora, Lori, cosa? Allora, fermo. Vieni con me, Lori. Scopriamo se funziona effettivamente. Siamo nel nostro umile bagno. Qua c'è della carta. Io metto qua. Ora entro io, faccio. Ragazzi, funziona il sapone. No, è una hit. Cioè, immaginate andare in viaggio con questo. Se siete gente che viaggia, secondo me questo è una hit da portarsi dietro. Su camper, sai che storia nel camper? Esatto, cioè una hit, ragazzi. 3 stelle, signori. Fateci sapere voi nei commenti cosa ne pensate di tutti questi gadget. Dici qual è il vostro preferito. Studio. Non abbiamo uno studio. È vero, like, iscrizione, po' la tua classica cosa. E anche seguiteci qua e anche seguiteci su Instagram. Quello sempre, raga. Ringraziateci che abbiamo comprato questo. Ciao, bene.